Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale Corso Videoludica, aka Corti Videogiochi sul canale Viola, ancora una volta con Aritim. Benvenuti e ben ritrovati ragazzi, eccoci qua. Recuperiamoci l'evento Gamescom Open Night Live che si è tenuto precisamente nella serata tra le 19 e le 19 e mezza del giorno 23 agosto, più precisamente in effetti. Quindi le date che avevo visto precedentemente in realtà allora sì, non valevano un accidente. È vero che in realtà l'evento Gamescom poi sarà molto più ampio. In questo preciso istante ragazzi penso che in live trovate alcuni eventi secondari comunque abbastanza importanti, ma l'evento principale ovviamente è il Gamescom che si è tenuto ieri sera, e questa sera sempre più o meno alle 19 alle 20 teoricamente si tiene il Future Game Show, evento Gamescom 2022 in questo caso. Però anche in quel caso non riuscirò a seguire l'evento per intero purtroppo ragazzi, perché io in serata le live non le faccio più se non per casi veramente eccezionali. Io oggi voglio recuperarmi il Gamescom che è stato appunto tenuto ieri sera. Ho già visto le anteprime, intendo le immagini anteprime dei giochi che sono stati presentati. E wow ragazzi, ce n'è di roba di cui parlare effettivamente, ce n'è tanta, ma tanta molto interessante. In particolar modo l'evento di chiusura, il gioco che ha chiuso il Gamescom di quest'anno, finalmente, dopo un'attesa di anni ragazzi, ne parleremo a tempo debito quando ci arriveremo, ma finalmente un gioco che era attesissimo da tantissimi fan, compreso me, da anni, ma veramente ormai è passato tantissimo, tantissimo tempo ragazzi, finalmente si è ripresentato e abbiamo pure una data di uscita ufficiale. Non vedo l'ora di vederlo e di commentarlo con voi. Poi, oltre a quello, ho visto che c'è un'altra serie di videogiochi già presentati in altri eventi precedenti, più qualche piccola sorpresa che non mi sarei aspettato. Mai nella mia vita avrei mai pensato che avrebbero mai potuto fare un gioco di quella cosa. E ne parleremo quando la vedremo. Io ho visto solo l'immagine anteprima, non ho visto niente. Mi sono sì spoilerato la parte finale del Gamescom ragazzi perché ero troppo curioso. Quindi la parte finale di quel gioco lì non sarà più una gran sorpresa, ma potremmo analizzarla un pochino più nel dettaglio. Dai, stiamo per iniziare ragazzi. Audio, poco più di meno di un minuto, ci siamo. Sto seguendo, anzi riseguendo la live ragazzi dal canale ufficiale ovviamente. Eccolo qua, Gamescom Open Night Live, official live stream. E il canale ufficiale è quello dei Game Wars, ovviamente, a cui vi invito a iscrivervi, ragazzi. Sia al loro canale ufficiale YouTube che a quello Twitch. In entrambi i casi sono stati l'evento è stato trasmesso in entrambi i canali ufficiali. Allora, dai, forza ragazzi, io l'evento per intero non l'ho visto, mi sono limitato a guardare la parte finale. E tutto sommato è stata una buona cosa, perché adesso mi ha messo un hype incredibile. Se quello è il gioco finale, con cosa inizieranno il Gamescom di quest'anno? Allora, io metterò i sottotitoli automatici in inglese, ragazzi, solo per la parte parlata, in cui ci sono le persone che parlano, quindi magari ci sono i commenti degli sviluppatori, qualche altra cosa importante in questa maniera, ma durante invece la presentazione dei giochi, intendo i trailer, rimuoverò i sottotitoli. Nel caso dessero troppo fastidio. Ok. Eccoci qua. Gamescom Open Night Live. Forza, dai ragazzi. Quest'anno si preannuncia un bel evento. To the stage, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ok, creatore, ecco, Jeff Keighley, il creatore dei Game Awards. Molto probabilmente ragazzi, con lui di mezzo, l'evento E3, fortunatamente che non c'è stato quest'anno, però ha sempre messo, cioè ha sempre creato degli eventi alternativi veramente ben fatti, secondo me. Jeff Keighley è un ottimo presentatore. Il prossimo anno però dovrebbe tornare l'E3, se non mi sbaglio, adesso ho ben capito. The first show that my team did together live was that August. Da Los Angeles. And we connected with all of you virtually, and the fact that we're back here in person, I don't want to ever take this for granted before. So, guys, are you ready for a fun show? Oh sì, come no? Siamo ripronti, visto che ormai è passato l'evento. We have a lot of great stuff for you tonight. We have tons of world premieres. The entire industry has come together. Premiere da un sacco di premiere, ragazzi, ci saranno quest'anno, eh?
Buono, Callisto Protocol. Allora, Sonic, beh, ma Callisto sì. Hogwarts, dai, Hogwarts Legacy. Gotham City, anzi, Gotham Knight, più che altro, sì, sì, sì. Sonic non è mai stato un brand che mi abbia mai attirato, ma tutti gli altri che ha detto, i principali, sì. E tante altre belle sorpresine, Spero che stia funzionando tutto, ragazzi. Audio e quant'altro. Funziona? Sì, sì, direi che sta funzionando tutto e dovremmo sentire. Dovreste sentire bene sia il mio audio che il suo. World Premiere, che cos'è? Allora, via i sottotitoli, che sono fastidiosi. Finché non riparlano. Ok. We want them to tell their stories in our game. I think it's human nature to navigate uncharted territory, to find a place. Questo deve essere il famoso nuovo open world di cui si parla, no? Amazing experiences. Dai creatori di cosa? Forse dagli stessi creatori di GTO, ragazzi? GTO, GTA? Potrebbe essere, avevo sentito qualche volta che stanno creando... è Rocksteady, no? E allora sono loro che stanno creando... No, forse no. Non vorrei dire una cavolata. No, forse no, questo non è quel gioco lì che sto pensando io. Purtroppo i sottotitoli, ragazzi, fanno veramente pena. Non potrò commentare proprio bene in tempo reale ciò che dicono, perché io l'inglese sì, lo capisco fino a un certo punto. E il parlato mi sta difficile comprenderlo se non ho dei sottotitoli, almeno che posso tradurre. Comunque, se non mi sbaglio, questo è un nuovo tipo di open world, sostanzialmente. To see what we've been spending the last 5 years pouring our hearts and souls into. And I'm excited to see how they feel about it, even though they will have to wait just a little bit longer. Everywhere has become more than just a video game for us. And today, we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've been working on. In realtà forse i sottotitoli alla fine della fiera non servono molto, ragazzi. Vabbè, li lascio perché sì, ma... Se tanto sono quelle, queste sono generate automaticamente. La qualità non è neanche buona, per niente. Introduzione. Se è lo stesso, se ne sono le immagini dello stesso gioco, è un miscuglio di generi. Everywhere. Già solo questo titolo ti dà l'idea di quanto effettivamente ci sarà molta libertà, mi sa, in questo gioco. Time for a new world. There you go, everywhere, and I'm sure you've got a ton of questions. And joining me now from Build okay, is Adam Whiting. Domanda e risposta, ragazzi. Some of those because we're a little con gli sviluppatori. So tell us, everywhere, what kind of game is this? What can you okay, che tipo di gioco è? First, I'm going to say it's really exciting to just be here, and we've been looking forward to come out of stealth mode. Okay, really veramente sono molto contento di essere qui, per non dire eccitato. I'm excited. No, vabbè, sono molto contento di essere qui. Assistente Game Director Adam Whiting. We want to build a whole new world for gamers and not just a place to play but watch, share, create. Quindi non solo per giocare e basta, creare, hanno infatti detto che la community sarà molto importante ed è attiva in questo gioco, insomma. È quel genere di gioco, allora, in cui puoi creare, non solo giocare, appunto, condividere. Non è un gioco che fa per me. No, infatti, ragazzi, io l'ho detto e lo ripeto sempre. Io sono più un tipo da single player. Storie belle, storie coinvolgenti, profonde, lunghe anche quanto vuoi. Però ricco di contenuto il gioco, sì. Magari qualche cosa che sì, ti permette una certa condivisione nella community.
che ci sia comunque un modo di interazione, un mondo di interazione con altre persone, ci sta. Ma il pure semplice online in cui magari devi creare un mondo, creare cose all'interno, in cui magari contemporaneamente nello stesso mondo ci sono tanti altri giocatori, non è che mi dispiace, ma preferisco di più i single giocatori. As soon as possible. Single play, insomma. Adam, thank you for sharing the reveal here at Gamescom. It's awesome to have so many European studios on stage. And tonight we've got a lot. Per ora hanno detto cose molto generiche su questo Everywhere, eh? Non è che sono andati molto nello specifico. Ma tanto è una presentazione world premiere, non c'è una data d'uscita, è ancora tutto in sviluppo. Avranno tempo nei prossimi eventi di mostrarci qualcosa. Funcom, leggendaria addirittura. Ah, no, non è un film, questo è un gioco. È Dune, il gioco di Dune, giusto? Dune Awakening o qualcosa del genere, mi sembra, no? Ma lì per lì sembrava quasi una, effettivamente una scena dal film, ragazzi. Però c'è comunque di mezzo la leggendaria, che è nell'ambito dei film. C'è stato un risveglio. Lo hai percepito. Il famoso vermone. Io ancora Dune non l'ho mai visto, ragazzi, né l'originale né quello nuovo. Ditemi un po' voi se secondo voi varrebbe la pena di guardarlo come film. So che ha vinto molti premi per il livello artistico e delle effettistiche speciali. Almeno mi sembra. Dune. Per ora questi, almeno questo, e sono soltanto immagini, non computer grafica, non saprei dirvi se saranno immagini del gioco effettivo, ma non credo che sia, no, ma non credo neanche che sia la computer grafica proprio di in game. È un trailer fatto ad hoc apposta in questo caso. PS5 è solo next gen, tra l'altro. E sarebbe anche ora, che arrivassero un po' di giochi solo esclusiva next gen. Trust me, the fun is just beginning tonight. All right. How many of you out there are fans of PlayStation? Well, we've got a fun surprise for you. I said PlayStation. Io fans coming together here. PlayStation a vita. And right now, ma in realtà non me ne frega un più di tanto. Una volta avrei detto sempre solo PlayStation. Fino alla 2 o alla 3 dicevo sempre solo PlayStation, ragazzi. E non mi interessava altro. Oggi non disdico né il PC, soprattutto, né tantomeno l'Xbox, se fosse. Controller nuovo. Controller PS5 Pro. Che dovrei acquistarmi, sinceramente, perché prima di tutto avere almeno due controller fa sempre comodo, non si sa mai. E se questo è un nuovo tipologia di controller, potrebbe essere interessante capirne le feature che hanno aggiunto, i miglioramenti. DualSense Edge Wireless Controller. Ok. There you go. The DualSense Edge, it's a high performance, ultra customizable. Anche se c'è da dire che per quali giochi lo vuoi utilizzare, posso capire i giochi da competizione, effettivamente, cosa che io non è che abbia tanto, effettivamente. Ne ho ben pochi che si possono considerare da competizione. E considerando che i giochi che ho io sono più che altro, appunto, singoli, io punto soprattutto a quelli con grandi storie, cose varie, forse non ne vale più di tanto la pena. The Callisto Protocol, 2 dicembre. Dai creatori di Dead Space, ragazzi, ma veramente, c'è di mezzo il suo creatore. Un vero seguito spirituale, ragazzi, di Dead Space. Come avrebbe potuto e dovuto essere. Non che, l'ho già detto tante volte, i capitoli che io ho giocato, tutti e tre, io li ho apprezzati. Al di là della deriva troppo action già del terzo, ma comunque li ho apprezzati tutti e tre.
Ma in questo bisogna vedere vero or e gore. Questo voglio. E Callisto Protocol. Quindi vedremo un po' di gameplay in due sezioni diverse. Ok, quindi avremo due tipologie diverse, forse un po' di combat system e esplorazione, l'ho buttata lì e non lo so, in fin di conti che puoi far vedere. O a livello tecnico, come funzionano certe le armi e cose varie, e il combat system. This guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, better. Ok, parla dei nemici che alcuni di questi nemici potranno mutare in tempo reale davanti a te. Ho capito questo io, raga, la butto lì, eh. Avrebbe anche un senso compiuto quello che ho detto, in effetti, tutto sommato, eh. Dai, facci vedere, ti prego. The Striking Distance. Crafton. Eccolo qua. Gioco in sviluppo, catturato su next gen hardware però, e attenzione. Guarda quante... Oh, ragazzi, per chi ha giocato Dead Space, tutti e tre, ma soprattutto il primo, quanto riconoscerete dei movimenti che sta facendo? Ecco una novità. Muoversi in stealth è una novità per questa tipologia di gioco. Ok. Si possono acchiappare con la telecinesi e sfruttare l'ambiente a nostro favore. Qui mi ricorda troppo alla The Last of Us, in cui ci muoviamo di soppiatto e colpiamo alle spalle. The Last of Us anche quello, vedete ragazzi, eh? Lo stealth, vabbè che non è una novità, già c'era qualche... uno stealth simile c'era già molto prima, quindi... Ok. Sicuramente ci sarà una barra che ti permetterà... Ah, ecco, questo qui infatti sta mutando di fronte a te in tempo reale. La barra che vediamo qui sul collo è la barra della vita. Poi vediamo quante munizioni abbiamo ancora a nostra disposizione sull'arma. Ok. Possiamo sfruttare i nemici a nostro vantaggio anche per difenderci. Tipologie diverse dei nemici, da quelli più grossi a quelli più veloci. Questo sputa letteralmente acido. E anche se abbiamo mozzato la testa, fatto saltare in aria, è ancora vivo. Non basta fare questo per ucciderli allora. Bisogna proprio smembrarli probabilmente. Mamma mia. Si è fatto... Si è autostaccato gli arti per farsi poi crescere diversi. È mutato. E avendo buttato su quest'affare... non so cosa sia. Avete visto? Ha letteralmente smembrato i corpi e poi è fuoriuscito appunto il sangue tipo... vaporizzato. Un canale di scolo. Ok, scenette simili a quello che anche abbiamo già visto in Dead Space 2 e anche il terzo. Similmente a quello. Ad esempio la scena dei binari della metropolitana nel 2. Poi sempre nel 2 quando si scendeva a gravità zero ad alta velocità, ricordate? Una cosa molto simile in effetti. Già mi immagino quanto andrò a sbattere contro i muri. Oh. Ah, ah, ah. Morti. Ah, ancora respira però, anche se, ecco, non più. Ora non respira più. Ok. Digital Deluxe, Day One Edition. PS4, PS5, cross-gen, ragazzi, a quanto pare. Sì, è abbastanza... Niente di esaltante per quanto riguarda sul piano tecnico, certo meglio rispetto ad altri giochi. Contenuto, piccola evoluzione rispetto ad altri capitoli precedenti.
Non c'è da gridare al miracolo, però è molto comunque interessante. Molto più horror di altri giochi di Dead Space precedenti, insomma. And game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. So, if you're not here yet and still can come by, make sure to drop by, and if you can't, make sure to drop by next year, because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at gamescom.global. Jeff, it's back to you. Thank you, Mally, and you'll be with us all night. We've got Gamescom Awards. Ci ho capito poco, però dai. But let's get right back to the world. Un po' di pubblicità, insomma. Is one you've been waiting for a long time to see. Presentazione at this brand new world premiere. Nuova world premiere, dai. After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. The gods do not fall. Oh, l'ho riconosciuto ragazzi, queste montagne a forma di dita. Dai, dimmelo, dimmi che è quello che penso. Ex Work Studio in associazione con CE Games. Un fantasy, dark fantasy sicuramente, dai, un dark fantasy. Dai, dimmi che è quello che penso io, quella mano era inconfondibile ragazzi, è quello che penso, vero? The Fallen Gods? Again, corrupting even sworn enemies. Join his accursed lords of the fallen. Dai, 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 dimmi che è quello che penso. To a new age of devastation. Though from these darkest days, new heroes arise. Nasce un nuovo eroe. Gods, one must embrace the darkness. So lies our only hope. Senti la musica gasante. Quindi ci saranno anche boss volanti adesso? Se quello sarà un boss, comunque nemici e volanti. Questo è un boss, dai. Stilisticamente è sempre bello, mi piace. Un fantasy molto dark e molto classico, dai. Che in realtà non ci sta bene, classico, dark. Decidi, quale dei due? No, è un fantasy dark. Questo è un fantasy dark. Oh! L'ha ucciso? Ma tanto torna in vita, vero? E si è spenta la luce. Quella lanterna. La lanterna avrà un qualche utilizzo particolare in questo gioco, adesso, ragazzi. Una novità, poi. La lanterna ci permette di tornare in vita. Interessante. E poi si vedono questi fili particolari. Lords of Fallen! Cioè, praticamente è il seguito di Lords of Fallen, ragazzi. Lord, non Lords, Lord of Fallen. Ricordate, io ne ho fatto un po' di gameplay. Se volete andatevele a recuperare. Mi piaceva parecchio quel gioco, Era un Souls-like, più improntato su storyline, praticamente. Non online, ma storyline. Molto più classico, con un personaggio ben definito, ma un'ambientazione molto ben fatta, secondo me. Una storia forse che poteva essere scritta meglio. Quindi io spero che qui abbiano osato qualcosina in più, che abbiano migliorato quello che già era stato fatto precedentemente. Ma il gioco Lord of Fallen era bello, secondo me, aveva del potenziale. Se questo è effettivamente il seguito che meritava, buono. Ecco già un gioco che subito ha attirato la mia attenzione. Da seguire, ragazzi, quello è da seguire. Perché non mettono dei sottotitoli per ogni video? Proprio dei sottotitoli interni al video in sé, almeno. Come questi. Gli costava troppo farlo.
or connect together online. Yeah! Nice one! Questi sono tutti giochini carini, ma non ci metterò mai le mani io personalmente. E arriva su tutte le piattaforme. Moving Out. Praticamente si tratta di... Cos'è? Simulazione? No, forse simulazione non è il termine corretto. Gestionale, forse? Eccolo qua! Oh, che tra l'altro è pure stato rimandato, eh. Abbiamo saputo la notizia, ragazzi. Vediamo se c'è una nuova data d'uscita. Well, it is coming out in February of 2023, and tonight at Gamescom we've got the brand new trailer for you to take a look at. I don't ok, un nuovo trailer di Hogwarts Legacy, ragazzi. Trailer. I hope you enjoy it. Warner Bros. Game, ovviamente. The more we know about Salazar Slytherin and the Dark Arts, the better prepared we'll be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named for a reason. Sta parlando delle magie oscure, ragazzi, perché in questo gioco possiamo fare anche i cattivi, attenzione, eh. Non saremo solo buoni, potremo imparare magie oscure, come appunto la Vade Kedavra, eh? Crucio, me. Il che non torna molto. Crucio, ragazzi, è stato inventato da Piton. Questo si vede che è stato aggiunto giusto per fanservice. Potremmo probabilmente scegliere il sesso del personaggio, forse? Ecco qua. Gli inferi, se non mi sbaglio, vengono chiamati questi, non mi ricordo. Sì, gli inferi. Contro loro serve il fuoco. E quella sembrava un po' la camera dei segreti, per qualche motivo. C'è il simbolo del serpente di Salazar. Troll. Have the two of you done? Port K Games. Vivi quello che non è stato scritto. A febbraio, aspettate, non ho visto la data. 10 febbraio. Vai, 10 febbraio 2023 la nuova data d'uscita. Il Terstal, eccolo qua. Un mezzo di trasporto per l'appunto. Ah, pre-order Digital Deluxe Edition per ricevere il Terstal Dark Arts Cosmetic Set. Battle Arena, interessante, ok, contenuti extra a livello estetico, su tutte le piattaforme. Questo, ragazzi, lo prendo, eh. Bello, bello. That's right, it's time to step into the world of Borderlands now. Joining me is ok, ottobre 21 esce un'espansione di New Tales from the Borderlands. Probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house? No, non l'ho mai giocato, quindi no, non posso dire di essere un fan. But I'm here to officially announce New Tales from the Borderlands. So, tell us about this. We remember Tales from the Borderlands. This is New Tales from the Borderlands. This is new characters, new story. It is. You know, I loved the original game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale, yeah. And developed an all new storyline with all new characters, created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all new experience, and we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Let's do it. It's coming soon too, right? That's right. Coming in October of this year. October okay. This year, all platforms. Awesome. Mm. Let's take su a tutte look le piattaforme in arrivo. New Tales from the Borderlands. First sicuramente per i fan dicono, vai che bellezza, a me non me ne frega. Già sono tre i giochi che io sto tenendo d'occhio. Callisto, Hogwarts. They end bloody too. Una nuova espansione, quindi. Is a trio of losers trying to get through a bad day. We are in the 2K Gearbox. Sono arrivati tipo Star Wars, che è? L'iperspazio, sono saltati nell'iperspazio, che è? A parte che non avendo mai seguito Borderlands non so bene di che cosa parli. Ormai quanti capitoli siamo? 3 più 2 collaterali? Nel senso, 3 principali e 2 spin-off, forse? Oppure sono 2 principali e 3 spin-off? Non lo so, boh. Shut up, Richard!
wanted to change the universe for the better, and now we actually can! But more importantly, we'll be drowning in ash! Why are you people like this? New Tales from the Borderlands. If you happen to see any corpses along the way, don't worry about them. They're just, yeah, don't worry about them. Come back to the city and join the deadliest spectacle. Ok, questo è l'espansione di Techland. Eccoci qua, ragazzi. Protagonista Techland in questo Gamescom, Una nuova espansione per Dying Light 2, probabilmente questo sarà. Deadliest species of all. Us. I am Astrid. This is the new arena. Nuova arena. Cos'è? Competizione? Arena di sopravvivenza, praticamente. Arena competizione. Chissà se sarà anche online. Me lo immagino io lì a sta a pulire tutto il casino dopo l'evento. Uno solo, che pulisce tutto. Bloody Tales. In arrivo il 13 ottobre. Pubblicità. Red Bull ti mette le ali. Ho sempre adorato questo disegno. Gives you wings. So you want to join me. Footage in game questo, ragazzi. Sono immagini prese direttamente dal gioco. Customizzazione della propria nave. Che è, battaglie navali, ok. Giochi strategia, probabilmente, con le battaglie navali, pirateria. Tortuga, a pirate's tale. Ride. Che sia un gioco è Marauders. Ride Marauders. Deve essere un gioco asimmetrico a squadre, probabilmente, vero? O comunque un gioco online in cui un gruppo di persone deve sopravvivere a qualche orda di nemici, esplorare zone, qualcosa così. Destiny? Sei tu? Un'altra espansione di Destiny 2? Probabilmente. Vorreste vedere una serie o un film basato su Destiny? Sicuramente a livello stilistico e visivo sarebbe tanta roba. Sì, allora questo è Destiny, sicuro. O forse no. No, Destiny 2 Lightfall. Ok, una nuova espansione, suppongo. Hello again. This
Saturday, the Gamescom Awards will be handed out to the winners of the best games on the show floor. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated, and the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. But tonight I'm allowed to hand out four awards. A proposito, hanno anche già annunciato sempre durante questo evento, ragazzi, quando si terranno i Game Awards di quest'anno. L'8 dicembre. Proprio durante il giorno di festa, che bellezza. Metal Hellsinger. Metal Hellsinger, ho scaricato la demo e non l'ho ancora provata, ragazzi, devo provarla. System Shock. System Shock, ho provato la demo e mi è piaciuta parecchio. Però è PC, arrivasse anche su PlayStation sarebbe una manna. Warhammer 4000, devo ammettere che un pochettino mi interessa. Chi è il vincitore? Oh! Non l'ho provato ancora questo. È un gioco basato sul rhythm, è tipo un rhythm in game action in cui più punti fai seguendo il ritmo della musica e più quindi alto è il punteggio, uccidendo i nemici a ritmo di musica, appunto. Non l'ho ancora provato e l'ho scaricato, nel senso ce l'ho la demo, è scaricabilissima gratuitamente, ma dovrei ancora provarla in effetti. And the truth is, making games is super hard. When I started out, System Shock ho già fatto una live della versione PC. Se volete recuperarla, cercatela nella sezione live singole. Ormai sono più di 100 video di live singole. Anche perché ormai faccio solo tutte live, ragazzi. And it's precisely those qualities that my team possess and why I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to you, my industry friends and colleagues, is treat each other with heart, kindness and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once Make again. The game great again. No, okay, un po' troppo. Thank you, Mally. Well, the world premiere train keeps going. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog fans? L'industria del videogiochi, there? Ragazzi, non è mai stata Sonic più grande come ora. Penso. Sonic 2 movie, which was a ton of fun earlier this year. Well, Sonic Frontiers is in development, and we've got a brand new trailer for you and confirmation of the release date too. Check this out. Bye. Facci vedere un altro world premiere, forza. Sonic, va bene, va bene. Godetevelo, ragazzi, a me proprio non interessa minimamente. Conosco il personaggio. A livello di gioco ho mai giocato in uno. Ho visto la serie animata negli anni 90. Ho visto il film, primo film di Sonic live action. Ho cannato il secondo, ma dovrei recuperarmelo. Perché il primo l'ho apprezzato parecchio, devo ammettere. Soprattutto dopo il restyle del personaggio. Tra l'altro l'ugly Sonic, ragazzi, è stato recitato nel film Disney di solo esclusiva Disney Plus di Chip e Chop, agenti speciali, ricordate? Lo potete trovare su Disney Plus, lì compare Sonic ugly, ugly Sonic. Forge a new frontier. Sonic Frontiers. Anche su PS5 e PS4, oltre che Xbox e quant'altro. There you go, it is coming this year, Sonic Frontiers. All right, well now, another European studio wanted to use Gamescom O&L as a platform to announce another narrative experience. This comes from a French studio. Check this out. Ok, vediamo un po'. Un nuovo world premiere, studio francese, Parallar Studio. I Quantic Dream. We leave so many things behind us. Objects, memories, mistakes.
Non lo so, mi dà l'aria di essere molto artistico, con una punta più di realismo, anche se si vede che hanno comunque un certo... Vedete? Non è proprio realistico la grafica, però punta di più a quello rispetto ad altri giochi similari, no? Guardate Subnautica, per esempio. Qui puntano tutta l'atmosfera, Under the waves. Sotto le onde. In cosa consisterà? Un survivor, forse? Guys, però bello a livello stilistico. No live goats today. Mi sa che sarà uno di quei giochi in cui devi prendertela con calma. Goderti tutto, fare attenzione. Poi se abbiamo a che fare con le profondità dovremo sicuramente considerare un sacco di cose, tipo l'aria, la costruzione magari di sistemi per rimanere sott'acqua più a lungo, tenere sott'occhio appunto l'ossigeno. God Simulator! Ma! Ma era un rinoceronte sopra un tagliaerba? O sopra un trattore quello? Che roba fuori di testa! Ma che succede? Perché? Ghost Simulator 3. Perché poi il 2 non esiste, ragazzi. Ma comunque sarà una roba fuori. Ma dai! Ma che è un riferimento a Pinocchio! Ghost Simulator 3. Solo next gen. Che roba fuori di testa. November 17th, that has literally about everything you could imagine in it. Ghost Simulator 3. All right. A lot of people ask me how I got started. Tutto quel che puoi immaginare e anche di più, mi sa. When I was a kid with my brother, we would play PC adventure games and I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. Oh, LucasArts Monkey Island, ragazzi, un classico ritorna. PC è simulator, quindi sta per... Chissà se sarà anche su altre piattaforme, ma mi sa solo PC. Almeno originariamente era solo PC. Tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. Facci vedere. Friends, it's your old pal Stan coming to you through the magic of marketing to let you know Stuntman, that marketing expert, esperto di marketing. About to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build up. Lo stile grafico non mi dispiace, sinceramente parlando. C'è da dire che più o meno Monkey Island ha sempre cambiato lo stile dei vari giochi. Anche se in realtà, ragazzi, già dagli esperti che ho sentito nel settore, non è che il gioco sembra così promettere bene. Poi io metto le mani avanti, magari poi sarà super divertente. Sembra che ci siano delle criticità per cui dicono, non lo so. Bisognerà vedere il gioco completo, mi sa. Un'armatura per i cavalli, per gli ordini. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Return to Monkey Island. I'll see you there. Return to Monkey Island. 19 settembre. PC e Nintendo Switch, ragazzi. Ok, solo su queste due piattaforme esce. Oh my god. A month away, and I love the horse armor does absolutely nothing. It just sits in your inventory.
Return to Monkey Island. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of Unknown Worlds, the creators of Subnautica. As we've teased, they are here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game. And, sci-fi game, nuovo gioco, ragazzi. Right, nuovo World Premiere, nuovo gioco sci-fi. Vediamo un po'. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive. L'autore. The guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Mm-hmm. Moonbreaker, eccolo qua. Stile del gioco ancora, il gioco è ancora in sviluppo, diciamo. Cos'è, una sorta di, mi sa, ok. Un tutti contro tutti, mi sa, eh. Ah, no, ok. Una sorta di gioco strategico. Sì. Ok, no. Non fanno né per me né mi garba neanche particolarmente a livello visivo. De gustibus, ragazzi, attenzione. Riproduce un po' quei giochi di ruolo da tavolo, praticamente. Crea la tua squadra, scegli i vari personaggi. Anzi, le varie statuine. Personalizze. Ah, si possono addirittura dipingere con le proprie scelte. Come si farebbe nella vita reale, in effetti, no? Uno compra un set, poi li dipinge mano a mano, una per una. I più bravi fanno cose meravigliose. Qui ti puoi sbizzarrire, allora. Ma questa è una buona idea. Early access 29 settembre. And joining me from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. So yes, it is. This departure, you guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah, so people thought we were kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. You know, we love changing genres, but I'm hoping, you know, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool. A digital miniatures game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the gameplay of this game? So, we're kind of channeling like a Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel. So, you can see that from the colorful art style we have. So, you choose a captain and 10 crew, and you build a roster, kind of like a traditional miniatures game. And every unit in the game is really like strange and special and kind of game breaking. So you deploy units and you move them around on the battlefield and you get all these crazy game. Scegli la tua unità, la comandi, la muovi all'interno del campo di battaglia. Abbiamo visto chiaramente nel gameplay come funziona. Avranno anche delle abilità, ognuna di quelle molto probabilmente. Is the painting of miniatures, which we saw a tease of in the trailer, and I know you actually. Painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Sicuramente una parte su cui avranno speso un po' di tempo è la possibilità di appunto colorare selettivamente il personaggio. Vedete, infatti si vede ogni singola parte, te la selezioni e dai il colore che vuoi, aggiungendo tonalità, colorandolo come ti pare. Molte persone si divertiranno un mondo solo già con questo, probabilmente. We just simulate washes, dry brushing,
Pare che si possa anche andare abbastanza nel dettaglio, vedete? Ogni singola parte può essere colorata come preferisci. Anche andare nel dettaglio proprio, vedete? Creare una scaglia di un colore diverso, dargli una tonalità completamente diversa dal resto del corpo. È una buona cosa. Questa è una buona cosa. Non vi aspettate una grafica super pompata, visto anche la natura del gioco, eh? E si vede, in effetti. Only a month away, Moonbreaker Charlie. Thank you so much for coming all the way out here. Thank you. I know you had a tough time. My pleasure. Here, but thank you, everyone. It. All right, Charlie Cleveland. Ciao. Unknown World. Di là. Non sapeva dove andare. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. Dai, forza. Bravi, così. Presentazione, domanda e risposta con i creatori per quello che è necessario. Via al prossimo. Ma che è un gioco di carte? Ma che è? Potrebbe essere tranquillamente l'intro di un cartone animato fuori di testa, vietato ai minori. Visto il contenuto particolarmente esagerato. Friends, mica tanto. Amici contro amici, mica tanto amici. Ah dai. Le carte daranno abilità probabilmente allora. Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P. Oh, Lies of P, ragazzi, un intero gioco basato su Pinocchio in uno stile un po' ottocentesco. Unrelenting journey to become human. This game looks absolutely great and we've got a brand new. Ecco, questo quando ho visto le prime immagini e qualche piccola notizia mi aveva molto incuriosito. Vediamo qualche dettaglio in più. In onore del grande scrittore Carlo Collodi. Orgoglio italiano. Questa deve essere la fata madrina. Aveva i capelli blu. Quella deve essere la fata madrina di questo mondo. Eccola qua. Molto Souls-like, ragazzi, sta cosa, Questo è Pinocchio. Sicuro, come la morte. Verità o menzogna? Più che Souls-like, forse più converrebbe dire Bloodborne, che comunque è sempre un Souls-like, appartiene a quel genere lì, dai. Ma con un'ispirazione più alla Bloodborne. But I don't have a choice. Ok. Sì, mi garba parecchio anche, sì. Però lui qui sembra già umano. E questo è Geppetto. Mangia fuoco, eccolo qui. The light shines brightest in the darkest of times. Quello chi poteva essere? Chi rappresentava? La volpe, forse? Poteva essere la rappresentazione qui, in questo mondo, della volpe? Ok, l'HUD molto basilare, ma ancora devono sicuramente ricreare il gioco, ragazzi. Per ora non è niente di particolare l'HUD. Però possiamo già vedere molte cose interessanti nel video gameplay. Boss fight, il modo in cui il personaggio combatte.
Stilisticamente mi piace. La pietà di Michelangelo, però in uno stile un po' diverso, eh? Carine le citazionismi. Lies of P. Your destiny. Le menzogne di Pinocchio, per l'appunto, no? 2023. Un cuore di metallo, vedete? Tipo quello dovrebbe essere un cuore, mi sa. Hey you. Yes, you. Ma che? Chi era quello? Relax. Gamescom is everywhere you want. Gamescom now. Register now. That's right. All the fun of Gamescom is available from wherever you are online, obviously, and fanno pubblicità a come pubblicizzano il Gamescom. Dove potete vederlo su tutti i nostri canali social, bla bla bla, YouTube, Xbox, Xbox, Twitch, eccetera, eccetera. Nel canale ufficiale. To save the Gamesconverse. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week. And it's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by IGN, featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom. So please make sure to check that out so you don't miss anything. Mm-hmm. And also, the awesome indie interviste, showcase quindi. Is back. Featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. Quindi fanno anche premiazioni per alcune cose importanti, per alcuni giochi più recenti. Is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes cosplay contest, stage. Okay. And this is absolutely one of my favorites, so make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. And for more updates, follow at Gamescom on all platforms, and, well, now it is almost time to introduce our next guest, but sadly, she couldn't make it since she is a tad far away. So, let's see, she sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello, Gamescom. Oh, guarda un po' chi c'è. Astronaut Samantha Cristoforetti. Currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head, on board of the International Space Station. Today, grande Cristoforetti. To say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Those missions you send your players on aren't just great fun. They create curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers. Questa cosa è forte, ragazzi. As we look towards returning to mentre lei è lassù, trasmette un messaggio. Mi chiedo se è una cosa, anche lei era in diretta a lei quando c'è stato l'evento oppure era preregistrato? Beh, suppongo che sia più facile forse un preregistrazione. Anche perché è già fin troppo impostata, no? Se fosse una cosa in live sarebbe più tesa, forse. Keep creating, keep innovating, and keep playing. Continuate a creare, a rinnovare e a giocare. E se lo dice lei, ragazzi, se lo dice anche lei, vedete? Questa cosa è forte, madonna mia! Continua all'infinito, eh! se non si fermasse. Chissà che sensazione dà, ragazzi. Oh, scusate, l'ho interrotto per errore. Ecco perché l'ha introdotto lei, questo gioco, mi sa. Siamo nello spazio. Brave a New World. Cavoli, erano super tecnologici, avanzatissimi, e guarda cosa sono costretti a fare per sopravvivere. E non sono neanche i primi visitatori, a quanto pare.
Stranded. Sarà un survivor. Oh, si sono già evoluti di più. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. Subito. Non perdere tempo. Forza, forza. Focus Entertainment. Ok. Ma guarda un po'. I deck 13, tra le altre cose. The sand has memories. Questo deve essere Atlas. Non mi aveva catturato parecchio, sinceramente parlando, eh. Credo sia Atlas, non vorrei buttarlo, ma non è che mi avesse catturato così tanto. But the gods' vanity grew. And in their struggle, we were cast away. O forse Forspoken. È Forspoken? No, aspetta. No, Forspoken è della Square Enix. Questo deve essere Atlas. Sì, sì, sì. In the sand. In the ruins of this shattered, broken world. Tutti questi world premiere, ben pochi hanno mostrato effettivamente dei video gameplay, eh? Questi sono tutti computer CGI, video in CGI, dai. E se neanche non sono in CGI, sono solo video. Quindi niente effettivo gameplay. Succede? Essere sotto la sabbia, un classico. Allora, già così mi sta... Allora, forse non è quello che pensavo io? Perché già così, sinceramente parlando, questo video già mi sta catturando di più, eh? Rispetto, se è quello che penso io, a quello che avevamo presentato qualche tempo prima. E vabbè. Occhio. Even in ruins we endure. Oh oh. We won't let go. Presto, 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 presto. For now. Quindi allora lui ha risollevato il ponte che per l'effetto però è durato poco. Potrebbe essere un'abilità quella allora. Questo è un boss, sicuro. Atlas Fallen, ok. Ok, forse non è il gioco che avevo in mente io. Potrebbe essere interessante questo. Atlas Fallen coming in 2023. Now, a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Anyone else play that back in the day? Great PC space RTS. Well, a brand new Homeworld is coming out next year, and we've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Let's check it out. Vediamo un po', non ho capito di che cosa. Un altro gioco spaziale. Molto c'è di spaziale, ragazzi, nel corso tra la fine di quest'anno e il prossimo anno, molti giochi ambientati nello spazio. It was a simple perimeter scan. Scoring resources. Vabbè. PC, strategy probabilmente anche questo, uno strategico. Fighters were no problem, but the missile frigates were a different story. Scusate ragazzi. One wing used cover to keep himself safe on approach. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind them. Let's do this. It worked. But just before a carrier battle group arrived,
We scrambled bombers. Sector confirmed. Scanning zone adjusted. Perfect for attacking capital ships. Bombers. Quindi ci sono varie tipologie di navi con cui attaccare navi d'assalto, i bombardieri o qualcosa del genere. Sì, sì, è strategico, allora. Guerre stellari, praticamente. Letteralmente, non nel film, ma guerre nello spazio. Anche ricerca, forse? Homeworld 3, va bene. Steam, Epic Game, PC, ragazzi, sì. Homeworld 3 in the first half of 2023. Now, today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action RPG from HoYoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 and the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this. Okay, che cos'è? Ambientazione desertica, ho capito. HoYoverse. Ma non è dai creatori... sì, è quello. Ok, una nuova espansione. Un'espansione di quel gioco. Ok. Credo, no? I personaggi sembrano quelli, i creatori sono quelli. Sì, 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 è quello, è quello. Can't see. I'll uproot you. Genshin Impact, no? Sicuro, dai. Lo stile è quello. Quindi che ci sono? Nuovi personaggi, nuove ambientazioni? Genshin Impact, sì. Ambientazione egiziana adesso. PC, PlayStation. What an absolutely beautiful game, and that's not all from HoYoverse, because they also have Honkai Star Rail in development. It's a grand interstellar adventure with strategic turn-based combat, and now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. Questo cos'è? Anime style, ovviamente, dai. Of five people, three must pay a price. You are not one of them, Jinyuan. Tu sei uno di loro? The Senjo is in danger. This man, he... The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Honkai Starlight. Hello again. It is now time for our next Gamescom Award, and here are your nominees. Piccolo trailer che ci dice poco o nulla, a parte lo stile classico anime.
Non saprei dire che tipo di gioco potrebbe essere, però. The last case of Benedict Fox. Manuel Helsinger. Oh, di nuovo! Ben due volte è stato nominato, ben due nomi. And due nomination. Is the last case of Benedict Fox. And here to accept the award is Bartek Leszczykowski, creative director at Plot Twist. Congratulations. Thank you. It's quite of a shocker for us. We just love good Metroid. Creative director. And we are working hard on making Benedict Fox just that. And I would Benedict like to thank, Fox. Xbox team for their support. Basato su racconti di Lovecraft, ragazzi, eh. Molto roba su Cthulhu praticamente. Thank my team in Krakow. They are crazy talented and my hands hold the award, but their hands make the game. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Congratulations once again, the last case of Benedict Fox. And Jeff, back to you. Thank you very much, Melly. Anyone here a fan of Justin Roiland? Rick and Morty? Well, he's got a brand new game, which you may have seen at Xbox's show in June, called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass. Rick and Morty? December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really... This is a trip. Check this out. World premiere of High on Life. Vediamo, sono curioso. Ah, ok. Ecco cos'era quel gioco. Sì, avevamo già visto nelle premiere dei precedenti. I'll fucking do everything. I'm gonna fucking cut right into them. I'll cut their fucking asshole off and eat it. You know, this sludge matches your toxic personality. Fuck off. That wasn't even a good one. Surprise, flesh bag. Hey, it's me, Fivetor. Kill my shitty claw. I'm rooting for you. Incoming laser. Quante battutine che si sprecano proprio, eh? Sì, sono loro. La pistola direi che è il doppiatore di Morty, mentre il pugnale è il doppiatore di Rick. A parte il fatto, no, aspetta, sono due doppiatori o uno solo? Perché mi sembra ricordare che quello che doppia Rick praticamente doppiava anche la maggioranza dei personaggi all'interno della stessa serie. Almeno all'inizio, ora non lo so più sinceramente. Big on life. Ok, pubblicità. Do you see that? Che cosa? Il VR. Where? Che poi parlano del fatto che il VR, ragazzi, è stato rimandato al 2023. Come era anche giusto che sia, perché io non potevo mai credere che uscisse alla fine di quest'anno. È impossibile. You know she's gonna eat it. What? Yep. Dark Tide. Tower of Fantasy.
Blood Hunt. GTFO, non so se si pronuncia così, ma vabbè. Metal Hellsinger. V-Rising. Pug Mobile. Jump into the Infinite. You've been selected from among thousands of candidates. Hey Cutter. To join. Altro Focus Entertainment, guarda un po'. Con partecipazione Blackbird Entertainment. Caution. Oh shit. Lynx, making the world a better place. Forge il tuo posto tra le stelle. L'esperienza 0G definitiva? Una cosa del genere? There's something real special here. You don't have power here. You never will. Look around you. We're expendable. I can hear them in the walls. Un simulatore questo, devi sa che è. Simulatore sopravvivenza nello spazio. Che devi occuparti, proteggere, riparare una base spaziale, forse ampliarla. Shipbreaker, settembre 20 su Game Pass. Qui parliamo della sezione Xbox. Tutta una serie di carrellate di giochi aggiunti o già presenti al Game Pass. Beh, la pubblicizzano tantissimo quanto ci puntano, ragazzi. Anche perché c'è il PC Game Pass oltre Xbox, quindi... Primo mese solo a un euro? Un dollaro? Quello che era. Microsoft, va bene. First announced back at the Game Awards. Mi ha preso un piccolo abbiocco, ragazzi. In genere succede quando la mia attenzione sta scemando. Se ritorna un gioco che veramente mi appassiona, state certi che mi riprendo subito. Un altro pre-alpha footage, in questo caso. Captain Drummer! What are your orders? The Expanse, Telltale series. Ok. That has a ton of opportunities to tell great stories. One of the things I'm super excited about. È un po' diverso da quella a cui sono abituato a vederli. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we evolve the genre in any way. Sembra che ci sia un pochino più di gameplay diverso. Se tipologia di gioco è quello, ragazzi. Quello con scelte che poi conducono a finali diversi, magari a episodi.
it's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Sì, infatti, visto? C'era una possibilità di scegliere che risposta dare. Hai bisogno di me. Qui la scelta è semplice, o accetti oppure no. The craziness of an exploded ship that now constitutes several parts in a mass that you can move among, and balancing that out against almost like you're excavating the story, that's a personal story. Those are people, those are characters, and you are now among their ghosts. Whatever they were doing right before they died, being a scavenger, it's a pretty dark job. We're really excited about how it feels to both play and experience the story in the game. Whoever did this is long gone, and we still have a ship that's ready to be scavenged. So get to it. Estate 2023. Telltale Games. Speaking of adapting things from one medium to se mostrassero another, di più di un altro gioco The Wolf Among Us 2 sarei molto più interessato. Ma non credo che ci sia stata qualche altra presentazione di quel gioco lì. Aprile 1988, primo aprile. Anni 80, Potrebbe essere quello che penso? Dimmi che è quello che penso, ti prego. Dal produttore esecutivo, venerdì 13. Sì, è quello! È quello, ragazzi! Dai! Killer Killer Clown from Outer Space The Game! Dai! Ah, ma è un multiplayer! Ah, no! Un pochino meno interessa adesso, cacchio! Non so come avrebbero potuto creare come un single giocatore, però... Ok, multigiocatore tipo venerdì 13 e altri giochi simili a quello in cui un gruppo di tizi deve sopravvivere all'attacco degli zombie. I zombie, dei clown alieni assassini. Un film fuori di testa, ragazzi, fantastico, divertentissimo. Recuperatelo se potete. Guardatelo perché è un cult ormai. Non avrei mai pensato che avrebbe voluto fare un gioco su quello. È un cult, ma di nicchia. Cioè, non è che è conosciutissimo in fin dei conti, O almeno credo. Ma evidentemente se qualcuno ha voluto farci un gioco hanno puntato a quelli che dicono lo conosceranno, chi lo conosce lo amerà, chi non lo conosce proverà adesso ad avvicinarsi. Sono io che ho pensato troppo in grande, pensavo no, il gioco ma che cosa? Single giocatore o qualcosa di simile? No, ok, è un multigiocatore. Kate, we have an issue. Tipo Dead by Daylight, come cacchio si chiama, venerdì 13 e altri giochi molto similari a quelli, insomma. Power supply failing. Sensors offline. I'm switching to backup generators. Scars above. In arrivo, non si sa quando. E dicono su tutte le piattaforme, tranne piattaforme console, tranne Nintendo. Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate friendly gaming event in the world. The core event and this show opening night live, I'm happy to say, are 100% Gamescom per il green. Pro green. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative, Playing for the Planet,
are going to give out the first ever Gamescom Goes Green sì. Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. Uno dei giochi che ho io, ragazzi, se non mi sbaglio, è se lo acquisti, i proventi andranno anche a beneficenza di una cosa tipo questa. Potrebbe essere la stessa cosa, in effetti, eh. Aspettate un attimo, che sono curioso. This year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. Joe Twist, CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Sì, un gioco che ho finito di recente, ragazzi. Se volete potete ancora recuperarvi, in questo momento se volete recuperarvi l'intero gioco, Madison, Possessed Edition, ragazzi. Se lo acquistate, eccolo qua, infatti. Ecco, sì. Perp Games in partnership with Eden Reforestation Project. Pianterai un albero per ogni copia venduta, sostanzialmente. Acquistatelo, ragazzi, perché ne vale la pena. È un bel gioco e aiutate il pianeta. Con queste... sono ottime iniziative queste. Una cosa molto simile, molto probabilmente, dai. Everybody, whether you're a player or a business, can make one small change starting tomorrow, and together we can play more games together and save the planet. Thank you very much. Thank you, Joe, and congratulations once again to Yuki. And remember, it is not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff, back to you. Awesome. Thank you very much. Passo la palla a te, Jeff. Forza. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Mm-hmm. Un gioco RPG, questo? Che cos'è? Dai veterani, dei creatori della serie Fallout. Ah beh, allora... Fallout, Fallout 3, Fallout New Vegas e altri giochi della stessa casa di produzione, allora. Okay. Wire Song? Che cosa sarà? Un altro open world, stavolta più dark fantasy. Poi tra l'altro Fallout, ragazzi, 3 lo sto giocando di recente. Ci ho fatto anche una live one shot di nuovo. La prima la feci come prima live effettiva per Fallout, più o meno. Ora finalmente sono in uno stato molto più avanzato. L'ultima live che ho fatto, one shot qualche giorno, la settimana scorsa mi sembra, ho giocato al DLC legato agli alieni. Recuperate anche quella se volete, lo trovate ancora visibilissimo su Twitch. E approfitto per ricordarvi, ragazzi, che tutte le nostre live vengono prima effettuate su Twitch e poi ricaricate sul canale YouTube Corso Videoludica. Tutte live come queste, che sono live reaction, vengono pubblicate praticamente istantaneamente, da lì a pochi giorni dopo. Mentre tutti i video gameplay, in genere, forse solo il primo, se è una novità assoluta o un one shot, dipende da quale gioco in realtà. Per lo più, ragazzi, si tratta di una novità, il primo solo gameplay lo pubblico subito. Tutti gli altri tendenzialmente li metto a distanza di molti mesi, perché do priorità ai vecchi video, sostanzialmente. Ma questo lo potete vedere tranquillamente sul canale Corso Videoludica, trovate infatti molti video anteprima. E i nostri video, che sono tutte praticamente le live che ho fatto fino ad oggi, vengono appunto ripubblicate sul canale YouTube il martedì, giovedì e il sabato pomeriggio. Mentre per le live potete vedere la lista che c'è sul canale di Twitch, Corte dei Videogiochi. C'è la lista delle informazioni o la programmazione. Possono essere in qualunque giorno e sostanzialmente indicativamente a qualunque ora. Per sapere esattamente come e quando, andate a vedere appunto la sezione informazioni, dove trovate la lista aggiornata quotidianamente. Time to head to Gotham. You guys excited for Gotham Knights? Nuovo video trailer che so essere basato sui villain che troveremo all'interno del gioco, ragazzi, eh.
are going to take over in Gotham Knights. You're probably wondering about the story. Who are the villains? Well, we've got a lot to share in this brand new trailer and also some ricordo ragazzi che Gotham Knight non è legato al brand di degli Arkham, è proprio un altro gioco, non è nello stesso universo. E qui Batman sappiamo essere morto, parrebbe. Jim Gordon. Così come anche Jim Gordon. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. And I've known for a while now that someday, like him, I'd have to work with you. I've seen plenty of criminals in my career, but criminali un po' così. Non penso che abbiano, questi sono criminali classici. Eccola qua, Harley Quinn. Well, well, if it isn't Batgirl. Batgirl con i vestiti alla samurai, alla ninja. Che sarà una delle 28 skin o più, non mi ricordo, presenti all'interno del gioco, ragazzi. Per ogni personaggio c'è un set sempre diverso. Mr. Freeze. E questi non so cosa siano, sinceramente. Non l'ho riconosciuti bene. Ah, ok, questo è Clayface. Ecco cos'erano quelli. Quelli erano i suoi cloni. Clayface. Oddio, è anche più terrificante di come appariva nella serie Arkham. Più animalesco, forse. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. Eccoci qua. I nemici numeri uno all'interno della serie, probabilmente. La corte dei Goofy. Ma vuol dire che non c'è il Joker? Perché hanno puntato tanto su Harley Quinn allora? Che sembra aver messo su in piedi anche uno spettacolo. Quindi non solo avranno a che fare con la corte dei Goofy, ma anche con un sacco di altri villain. I super criminali. I'm just here to kick your ass. Step into the Knight. 21 ottobre in arrivo. Più lo guardo e più mi convince, ragazzi. Potrebbe essere un ottimo antipasto in vista del vero continuo della serie Arkham, Kill the Justice League, che ancora non si sa nulla praticamente di effettivo, a parte qualche trailer e poco gameplay. Di quello ancora non si sa più nulla. Dynasty. The combat looks really cool. Check out this announcement of Where Winds Meet. Oh, questo è quel gioco basato su forse leggende cinesi o qualcosa del genere. Però ad ambientazione cinese, che ha il suo fascino, sinceramente parlando, eh. Ricco di storie e di folklore, in fin dei conti. Cinese, non giapponese, attenzione ragazzi, eh. Ma che era ubriaco o è stato avvelenato? Perché si muoveva come se stesse male. Ah. Vogliono puntare sulla spettacolarità visiva. Questo può correre sull'acqua, ha delle abilità sovrannaturali. Gino Tierra!
Scommetto che qualcuno l'avrà già associato a The Ghost of Tsushima, però in versione cinese, no? Con un personaggio che è Sapete che mi attira? Where Wines Meet. Dove i venti si incontrano? Sapete che io di recente sto leggendo molti fumetti orientali, ragazzi, non solo manga, ma anche altre tipologie, che siano sia tipo coreani o cinesi, e c'è un'introduzione che mi ricorda molto questo di un fumetto che sto leggendo, molto similare. Un guerriero sopravvissuto di un'intera armata, il più forte di tutti, che affronta quel tizio che magari è il signore di demoni. Va, la butto lì. Vince, ma a caro prezzo. To close the show, and this year when I told him that we were going to be back here live in person, he said, "Well, I got to take part in some way. So please say hello to my good friend Hideo Kojima. Mr. Kojima?" Kojima? Thank you, Jeff. È da un bel po' che non ci mostri qualcosa di nuovo, eh? Ma va, grazie, chiaro. Sappiamo che sei il maestro Kojima. Ma... mentre sto creando nuovi giochi, condividere alcune novità, eh? Programma podcast. Ma vabbè. Avrei preferito anche qualcosina in più sui tuoi nuovi lavori, sinceramente, anche fosse stato un mini teaser, ok? Di pochi secondi, giusto per dire, cazzo sì, c'è qualcosa di nuovo di Kojima. Ma lui è il genere di persona, ragazzi, che non fa di solito mai uscire niente che non sia effettivamente già bello corposo da vedere. Se lasciate fare a lui, se ogni volta lasciassero fare come lui vuole soltanto, seguirebbe questa prassi. Mostra solo quello che vuole mostrare e quando lo vuole mostrare. Solo su Spotify, un podcast Hideo Kojima. From Limbic Entertainment and Bandai Namco, and this year they've got an awesome booth experience for those of you here in person, and for those of you at home, we've got a brand new trailer that shows you more of this incredible amusement park simulation game. Amusement park simulation? Limbic Entertainment, Bandai Namco. Ah, okay, see. Be creative. Un gestionale simulatore, un gestionale anche. Dovrai creare e gestire il tuo Luna Park? Di queste tipologie qui io preferisco quelle sugli animali, quelle degli zoo. La serie Zootaico in particolare io ci sono cresciuto, io da piccolo la adoravo. This has a lot of potential. Couldn't we go a step beyond? Ta-da. Non esagerare. Oh.
quanto effettivamente ti puoi sbizzarrire nella creazione. Immagino ora gente si divertirà a creare roba che poi ammazzeranno le persone. Lo fanno apposta. What about you? Will you go beyond your imagination? Talk beyond. Coming soon. 2023. In arrivo generico, non ci sarà la data esatta. Amusement Park Simulator. I love Theme Park back in the day. Great to see that's coming out from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with non un gioco, ma un cops. Mini design. Let's check it out. Ah, okay. All right, I'm over here at the mini booth with Oliver. This is the mini concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's fammi capire, una macchina, un nuovo tipo di macchina? Un concept. Non un gioco, infatti, ok. Deve essere una macchina elettrica, probabilmente. La mini. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. Operazione con Pokémon. Ask you about this partnership. Partnership. A car with gaming features and Pokémon. How did this come together? Yeah, first of all, let's talk about Gamescom. You know, yeah. Gamescom is one of the core events of fandom pop culture. And as we ourselves are a part of that pop culture, we don't want to miss out such a great event. And the Pokémon Company International and we have a lot in common. We're both iconic brands. And Mini is more than a car. It's a character, your partner to explore the world. And the world of Pokémon is full of unique characters with special powers. So we share a love for distinct. Cosa c'entra una macchina con i Pokémon? Un cazzo, ma ce li mettiamo comunque. I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us. Tanto figuro di questa roba qui da noi, mai, ma sicuro come la morte. It's designed to be playful as the brand is. The Pokémon mode welcomes you inside of the car and then you can connect your gaming console to your mini. And all you notice is lot of. Però questo ti dice la tecnologia come sta avanzando anche in quell'ambito. A livello di puro stile e tecnologia qui siamo molto in avanti, ragazzi, secondo me. So indeed there it is. We asked ourselves the question, what is if a car could connect it with your gaming console, just like it does with your smartphone? So we are promoting a playful mindset, just like our brand and Pokémon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much. Rimanete collegati, eh? More O&L still to come. Vai, prossimo gioco. Oh, che caldo, ragazzi, mi sta venendo a tenere le cuffie così giganti. Ah, ok, sì. Multigiocatore online. O comunque gioco online. Quattro personaggi contro orde. Quattro giocatori in cooperativa, certo. Lavora, coopera col team o muori. Ti stanno dicendo devi cooperare, non fare il solitario. Ma infatti questo gioco non dovrei, in questi giochi non bisognerebbe mai far da soli. Il problema di questi giochi è che trovare un team affiatato così dal nulla è difficile. Se non giochi con degli amici, ti diverti, sì, ma devi essere sempre in cooperativa con qualcuno che conosci.
projects will rise. Warhammer Dark Tide, 30 novembre, esclusiva PC a quanto pare. Once upon a time, there were two twin sisters, Zora and Yaga. Tanto tempo fa c'erano due gemelle, eh? Once upon a time, there was a freak with no face. Stop it! You can't hide from Baba, princess. I'm... How much longer you want to be a nobody? I just need to find the Red Oak. What you really want to find is... The Hut. Esplora un mondo mitico. What the hell is wrong with this forest? Stilisticamente mi piace questo. Not bad. You kill it. You kill it again. Diventerai una buona o una cattiva strega? Head straight to the Red Oak. Blacktail. PS5, Xbox e PC. In arrivo molti altri giochi. Red Bull gives you wings. Phantom L e Hellcat. Wishlist now. Crossfire. Content update, ok. Che gioco è già uscito, infatti. Però sembra estremamente adrenalinico. 23 agosto in uscita, nuova espansione. And now it is time for a final award, but don't worry, there is more on Saturday. Ci stiamo avvicinando al finale, ragazzi, direi 10 minuti al massimo. Here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. Most Wanted Sony. The Dark Pictures. Questo ancora sto aspettando. Questo è il finale di stagione, ragazzi, della Dark Picture Anthology. Lies of P. Allora, One Piece Odyssey. Allora, questo è quello che io non mi aspetto per nulla. And the winner is Lies of P. Ok, sì. Sinceramente anch'io avrei puntato a quello. Che Dark Picture Anthology, sì, carino, ma considerando i precedenti, alla fine era un po' improbabile. One Piece Odyssey, sinceramente parlando. Invece Lies of P sembra molto, molto, molto più interessante. Like BTS in Korean pop, will be enough in the Korean gaming industry. No, Lies of P, scusate. Thank you, 감사합니다. Thank you, congratulations once again to Lies of P. Thank you so much. And yes, that's it from me for tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org if it's possible. And yes, we have to take care of each other.
Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for una buonissima presentazione, ragazzi, a me è piaciuta. Questo evento mi è piaciuto parecchio fino adesso. Giochi di tutte le tipologie, ovviamente, che possono interessare o non interessare, l'avrete visto anche voi. Quando un gioco non è del mio interesse, proprio mi assopisco, come per i film, uguale. Jeff, back to you. Thank you, Mally. Ci stiamo avvicinando al finale. Oh, così posso rivedermi il trailer gameplay di un giocone che stavamo aspettando in molti. C'è ancora forse un paio di presentazioni prima di quello, o uno o due, non mi ricordo bene. Perché ho visto proprio quella parte finale ieri sera e basta. Ok, questo è per Nintendo Switch, ma anche questo già l'avevo presentato. È un gestionale, sostanzialmente, penso. Costruisci, esplora. Dorf Romantic. Solo Nintendo Switch. Vai, ci siamo, eh? Beautiful. Now we're gonna get dark. The Outlast Trials. You guys excited for this? Ci siamo. We showed you last year at Gamescom Open Night Live. Siamo al gran finale, ragazzi, eh? Finale col botto, ma vero, eh? When are we gonna get to play this? Well, tonight we've got the world premiere of the brand new trailer, and yes, some news on when you might get to play it. Here we go. Allora, prima c'è questo e poi il gran finalissimo. Ma anche questo lo stavo aspettando. L'Outlast Trials, ragazzi. Terzo capitolo, che però non ha una numerazione, quindi non so se dire terzo capitolo della serie effettiva. Molto diversa l'impostazione rispetto ai precedenti capitoli, eh. Che poi ha questo, non lo so, questa ambientazione che sembra un po' vintage, eh. E sembra anche più contorta e malata dei precedenti Outlast. Ma sembra veramente intrigante, ragazzi. Ah. Mi aspetto ancora più gore e violenza rispetto ai due precedenti capitoli. Chissà se c'è comunque qualche riferimento o collegamento ai due capitoli precedenti. Oppure sono del tutto staccati fra di loro, ogni singolo capitolo. Dal 28 al 1 novembre ci sarà una closed beta. Immagino ci sarà un modo per la closed beta di parteciparvi. Magari devi iscriverti. Se sei fortunato, potrai partecipare. Embark Studios, which a lot of the veterans that worked on the Battlefield franchise in Stockholm, Sweden. Anche di questo qui, ragazzi, è da parecchio che non si sapeva più niente. Finalmente hanno mostrato qualcosina in più, eh. Un trailer gameplay con clip. With some actual gameplay in it, the full reveal is coming later in September. You can sign up starting now to get in to start playtests of this. Check out the finals. Eccolo qua, il gran finale, ragazzi. Credo. O forse no. No, allora c'era ancora qualcos'altro, va bene. Allora sì, avevo ragione, c'erano almeno altre due presentazioni prima del gran finale.
molto breve, non so che cosa fosse questo sinceramente. The Finals. We got one more game for you tonight at Gamescom opening night live, and this is one we've all been waiting. Vai, vai, è questo che voglio vedere, forza. Di nuovo. Here we go. Lo stavamo attendendo da molto, infatti, diceva da molto tempo, da anni, veramente. Prima c'è una presentazione trailer, poi fanno vedere anche un po' di gameplay effettivo, eh. Solo bere cose così proprio. Potrebbe voler dire che è comunque fottuto. Un parting qua alquanto divertente. Zombie. Cosa potrebbe mai essere, ragazzi? C'è poco da dire, eh? La presentazione dei loro trailer, ragazzi, è sempre fenomenale, con una regia veramente ben fatta. Già solo il video mi sa che ti mette in riga ben chiaro come funziona la cosa. Ti devi divertire a far fuori i zombie nelle maniere più orribili possibili. Medicine, vodka e patatine. Ma come fai ad andare avanti così in un apocalisse zombie? Dai. Sì, ok, ma che era fatto di burro? Solo perché gli è caduto uno scaffale addosso non vuol dire che deve farsi a pezzi in quella maniera, eh. Globo? Qualcuno ha ordinato globo? Ultimo proiettile? Vabbè. Che io mi chiedo, te vai avanti con vodka, patatine e hai dimenticato le pile, ma chi vuoi che trasmetta cosa? La TV accendi, che non dovrebbe essere... che vuoi sia acceso? Katana, ovviamente. Quasi certamente potremmo anche guidare dei mezzi, perché ho visto che ci sono delle chiavi nel video, vedete ragazzi, secondo me anche dei mezzi possono essere guidati. E ci sono comunque altri sopravvissuti in giro, eh. Chissà dove saranno, Los Angeles suppongo, no? Dead Island 2 finalmente, finalmente il 3 febbraio ragazzi, 2023. Oh, alleluia. Speriamo che non venga... rimandato ulteriormente, perché è una vita, ragazzi, che aspettiamo, eh. Dai creatori di Dead Island, i creatori di Dying Light, i Techland sempre su loro. First of all, let's explain a little context to that trailer we saw. Who is that character that we meet? Thank you, Jeff. It's great to be here. So you just met Jacob, and he is just one of our six playable characters. Our zombie slayers have larger than life personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell. I see the tagline there, see you in hell, A. So it looks like we're heading to Los Angeles in this game? See you in hell. Our pulpy tone is kind of a love letter to classic cult Hollywood horror B-movies. So where better... Deve essere una cash, una roba cascinerissima, ragazzi. Io mi immagino. Il primo divertimento sarà proprio fare a pezzi di zombie dappertutto nei vari modi. Soprattutto utilizzando sicuramente armi contundenti, oggetti costruiti come al solito. Classico la Techland. Potrai costruire le tue armi, potenziarle, all'arma bianca. Sicuramente ci saranno anche i classici pistoli, fucili e quant'altro, ma trovare insomma le munizioni, come al solito, sarà molto parsimoniosa la cosa. Non credo che ci sarà il parkour, perché quello è più una cosa Dying Light, per appunto, che a sua volta era un'evoluzione del primo Dead Island. Però da quel che ho visto del gameplay hanno preso delle idee di Dying Light e l'hanno riaggiunta a questo Dead Island 2.
Anzi, ricordiamoci che Dying Light 1, ragazzi, in realtà sarebbe dovuto essere Dead Island 2. Semplicemente si è evoluto in qualcos'altro, creando un brand collaterale a Dead Island. Perché Dying Light ha aggiunto questa cosa del parkour, che è una cosa diversa da Dead Island. Però questo è il vero Dead Island 2, il seguito vero. Alleluia. E ora vediamoci un po' di Deep Silver. Finalmente. Eccoci qua, il vero gameplay, ragazzi. Che ancora funziona l'elettricità, ci credo poco, vabbè. Ha avvicinato comunque il sigaro. C'è molta fisicità in sto gioco, ragazzi. E mi sembra che la grafica sia anche ben fatta. Mi sembra next gen veramente questo, dai. Il drop kick che viene preso dai Dying Light. Vedete, hanno aggiunto dei gameplay dai Dying Light qui, evolvendo The Dying Light. Best personaggio ever quello, dai. Okay. Potrebbe essere una bella evoluzione anche rispetto a Dead Island 2, ragazzi. Che ancora comunque non è next gen, perché è un cross gen, ma questo forse invece Dunque l'ho atteso così tanto che lo prenderò a prescindere da tutto. Ma veramente? Coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom opening night live. Bella, bella, mi è piaciuto questo Gamescom, ragazzi, mi è piaciuto. Bravo Jeff, continua così. Ci si rivede, ragazzi, al Future Game Show, che sarebbe questa sera, nella nottata del 24. Ma io lo recupero domani pomeriggio. Game Awards 8-12, ragazzi. L'8-12 non lo so se fatemi vedere una cosa, non mi ricordo quando ho preso le vacanze. No, io ci sono in vacanza più avanti. Sì, l'8-12, che poi tra l'altro è un giovedì. Comunque molto probabilmente non farò la live del Game Awards l'8, probabilmente farò quella live il giorno seguente, ragazzi, come al solito. D'accordo. Nel mentre lascio scivolare qualche immagine, così a casaccio, in realtà. Tanto per... Ecco qua. Per lasciare qualche immagine visiva mentre faccio i consueti saluti. Questo evento Gamescom, ragazzi, è stato bello. Mi è piaciuto. Ottime tempistiche. Bellissimi giochi. Molte cose molto interessanti. Anche qualcosa che mi ha veramente sorpreso in positivo, veramente. Accanto poi ai soliti sottogeneri che a me sinceramente non me ne frega quasi di niente. Gli strategici, in particolar modo proprio un nada de nada. Le simulazioni tanto ancora, ma non così tanto come vorrei. Io sono più tipo da single giocatore, ma ci sono comunque stati molti giochi o evoluzioni di quelle ultime interessanti. Cioè ci sono molti, per esempio Destiny 2, perché sicuramente è interessato, sta aspettando appunto queste espansioni da molto. Dead Island 2 è stata la ciliegina sulla torta, ragazzi, è proprio un esplosione totale, sembra una roba pazzesca, veramente. Forse l'attesa ne è valsa, è valso di aspettarlo, ragazzi. Certo, siamo ancora a poco gameplay, hanno mostrato effettivamente, basandosi molto sulla fisicità degli attacchi, e un trailer di presentazione in puro stile Deep Silver, veramente, veramente bello. Ve lo ricordate, no? Il primo trailer di Dead Island 2, col tizio che si sistemava e andava a correre in mezzo alla città, mentre tutto il resto andava man mano a scafatafascio, che li attaccavano gli zombie e lui stesso alla fine si tramutava in uno zombie. E qui abbiamo quest'altro nuovo personaggio che dalla copertina sembrerebbe essere il personaggio principale della trama. Questo tizio potrebbe essere effettivamente il personaggio che andremo a interpretare.
che vive da solo in questa casa, che non penso manco fosse la sua, di la verità, l'avrà presa e basta, in prestito si potrebbe dire. Chissà la trama principale come si dipanerà effettivamente. Sarà sempre la solita questione del sopravvivere, portare avanti delle missioni con i vicini di casa, no? Avete visto, no? Lui usciva e salutava i vicini che facevano la stessa cosa che faceva lui. Però sembra molto, sicuramente sarà divertentissimo, ragazzi, come gioco. Guarda, me l'aspetto tanto. Quello che più però di tutti mi ha sorpreso è Lords of Fallen. Dopo anni, finalmente, quello che presumibilmente è il continuo effettivo di Lords of Fallen, il primo gioco. Questo è Lords of Fallen, un continuo vero. Spero veramente, ragazzi, che sia bello, migliore rispetto al precedente, che sì, era molto interessante. Un Souls-like molto più, appunto, improntato alla storyline piuttosto che al multigiocatore, ovviamente. Però, veramente, veramente, era molto divertente. E quindi spero che questo in particolar modo è da seguire senz'altro. Spero di avere molte più notizie in futuro. Ma veramente, Lies of P è un altro gioco che sto tenendo sott'occhio, ragazzi. Sicuramente lo acquisterò. The Callisto Protocol, neanche ve lo sto a dire, il vero seguito spirituale di Dead Space. Insomma, ragazzi, questo Gamescom è stato ricchissimo, ben costruito, ben fatto. Hype a mille per quasi tutti i grandi e big che ci sono stati, ma veramente non vedo l'ora di saperne di più, di vedere altro di più nel dettaglio. Bene, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio tanto per aver seguito questa live. Come al solito vi chiedo di lasciare un bel pollice in su se il video vi è piaciuto e volete vederne altri come questi. Iscrivetevi sia al nostro canale YouTube che al nostro canale Twitch, in entrambi i casi attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Voglio ricordarvi, ragazzi, che le nostre live possono essere in qualunque giorno della settimana. Per sapere esattamente quando, andate a visionare la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate una lista quotidianamente aggiornata per quanto riguarda orario, data e argomento delle suddette live. Ricordo inoltre che le nostre live vengono poi successivamente ricaricate sul canale YouTube Corse Videoludica, dove trovate sempre un video in anteprima ogni martedì, giovedì e sabato pomeriggio. Ancora una volta, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e nelle prossime live. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima!